In una Roma ancora allibita per il massacro delle tre donne in quartiere Prati, due di loro asiatiche, non hanno nome. Donne che hanno vissuto e hanno venduto il loro corpo nell'indifferenza e sempre nell'indifferenza sono state assassinate fra le mura di casa, da sole. Sono spaccati tristi, abbiamo naturalmente siamo complimentati con le forze dell'ordine per aver l'arresto e per la loro pronta azione, ma appunto non c'è solo un tema di arrestare i colpevoli. C'è un humus culturale cui prosperano anche fenomeni di violenza diffusi nei confronti delle donne che poi spesso vedono tra le mura domestiche. A pochi giorni dal 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la Polizia Criminale presenta in Campidoglio un report sul fenomeno cosiddetto dei femminicidi e in generale sui maltrattamenti e gli abusi, specie fra le mura domestiche, per mano di partner, ex compagni, parenti, allargando l'orizzonte, confrontando i dati fra il 1990 e il 2020, il quadro sembra solo in apparenza disarmonico. Per esempio gli omicidi nel 1990 erano 3.000 e nel 2020 erano al di sotto delle 300 unità, ma il dato ancor più sorprendente è che se guardiamo le violenze sessuali parliamo di 650 eventi, praticamente nulla rispetto a quello che sono oggi i 4.500 episodi che contiamo. Fra il 2019 e il 2022 il maggior numero di reati si è registrato in Sicilia, Lazio, Lombardia, di meno invece in Valle d'Aosta, in Molise e in Basilicata. Questo perché in 30 anni sono intervenute una serie di norme e strumenti, l'ammonimento, l'allontanamento dalla casa familiare, un senso di vergogna per lo più abbattuto e il codice rosso, legge del 2019, che tutela donne e soggetti deboli. E vogliamo sensibilizzare non solo il nostro mondo, ma insomma dare un messaggio pubblico forte appunto contro questo reato e questi reati che sono veramente odiosi. Chiara Cerqueti, Sky TG24.